la parte più grande dove c'è il comune è Brigalta, proprio Piaggia. Di qua sono 15 di chilometri. Una poltrona sola per due candidati sindaco che proprio dove non ti aspetti pareggiano al primo turno, creando un caso nazionale. 10 voti a 10 che trascinano per la prima volta un piccolo comune al ballottaggio. Succede a Brigalta, provincia di Cuneo, 3 frazioni per 48 abitanti, arroccati sull'Appennino che separa il Piemonte dalla Liguria. Tanto complicato da raggiungere quanto complesso è l'impasse, dove un solo voto, dato o non dato, può cambiare l'esito elettorale. Kids of Amos on the run, boy. Kids of Amos on the run. Se uno viene a raffreddore con 10, con 20 voti validi, condiziona le elezioni. Io ho deciso di non ricandidare. Sì, è difficile trovare il paese, ma è anche difficile trovare i candidati. Sono andato su un pareggio, se caso mai ci dovesse essere un pareggio di nuovo, verrà eletto un sindaco per anzianità. Un caso nazionale, è stato un successo per una questione di numeri. No, solo 28 votanti. In realtà i voti validi erano 20. 6 schede bianche e 2 nulle. Ma dove sono i votanti a Brigalta? Della quota di elettorato una fetta consistente risiede all'estero. E da noi sono la stragrande maggioranza, la maggior parte sono argentini. Niente strategie o manifesti elettorali per strada per rubare voti al proprio avversario, perché di avversari non si tratta, svela uno dei due candidati sindaco contattato al telefono. Esattamente, non siamo per niente contrapposti, le due liste sono state fatte per evitare il commissariamento del comune. Intanto a Brigalta ci si prepara ad una nuova domenica alle urne. Il disagista delle dime. Io vivo qua tutto l'anno e sto benissimo. Di che cosa ha bisogno Brigalta? Di tante cose. Ripristino di determinati punti della strada perché è stata interrotta. Beh dai, ma bisogna crederci, tanto qualcosa bisognerà, deve succedere per forza. Facciamo un bocca al lupo ad entrambi per le elezioni e chi sarà vincitore un bocca al lupo doppio, perché dovrà poi governare. Dopo settimane di gelo, tensioni, l'ultimatum del Presidente del Consiglio, Salvini e Di Maio si sono finalmente incontrati. Un faccia a faccia atteso da giorni, ma che fino all'ultimo ieri sembrava in bilico. Si parlava di un incontro Salvini-Di Maio, non ci sono notizie al momento? Ma io al momento non ho notizie. Come abbiamo già ribadito, c'è la volontà di collaborazione, si è vista sullo sblocca cantieri, si sta vedendo nel decreto crescita alla Camera, quindi ci sono tutte le premesse per proseguire sulla strada del buon governo. Io non mi chiamo né Salvini né Di Maio, quindi non so dire cosa passa nella testa. Entrambi hanno detto che stiamo lavorando al nostro contratto e questo ci otteniamo. Il Senato intanto approva lo sblocca cantieri e legge. Lega e 5 Stelle festeggiano le nuove norme che suggellano anche il ritrovato accordo, ma arrivano parole critiche dal capo dell'autorità anticorruzione Cantone. Ha sentito, Cantone è molto critico sulle norme approvate, sblocca cantieri potrebbero aumentare la corruzione, c'è il rischio corruzione. Un commento? C'è chi dice che i 5 Stelle ingoieranno più di un rospo pur di non tornare al voto. Questo dello sblocca cantieri è il classico esempio per cui i 5 Stelle non hanno ingoiato nessun rospo. Esulta anche Salvini e si dice in linea con i 5 Stelle anche sulla reazione al rischio infrazione dall'Europa. Ho fatto una riunione sui temi economici stamattina con i responsabili economici del Movimento. Abbiamo fatto una bella e proficua riunione di qualche ora. All'Europa chiederemo di abbattere il debito abbassando le tasse per gli italiani, che è l'unico modo per abbattere il debito. In tarda mattinata si diffonde la notizia che Salvini è atteso al Colle e che c'è anche in programma finalmente un incontro con l'alleato Di Maio, ma Salvini smentisce. Oggi non ho il programma di vedere Mattarella. Nel lunedì di Maio, oggi non vedi nessuno, stai tutto il giorno. Non vedo nessuno, vedo voi. No, ma ci siamo sentiti. Ma poi le macchine di entrambi i vicepremier vengono avvistate a Palazzo Chigi. Eccoli andare via dopo meno di un'ora, nessuno parla, una nota congiunta spiega. Incontro utile, positivo e cordiale, il governo deve andare avanti, tra gli obiettivi primari la riduzione delle tasse. Servono misure straordinarie per lo sviluppo dell'economia, i maggiori incassi IRPEF e IVA e la diminuzione della disoccupazione nei primi 4 mesi di quest'anno ci dicono che siamo sulla buona strada. Sarà pace vera? Lo vedremo già da martedì al CDM, primo punto all'ordine del giorno, il decreto sicurezza bis.
L'autonomia è una cosa che si deve fare. È inutile continuare a mandare soldi e soldi e soldi giù al sud, eh? Una manica di cosa? Cosa devo dire? Di lazzaroni mantenuti, eh? Palazzago, 4.500 abitanti in provincia di Bergamo, a due passi dal pratone di Pontida, il sacro suolo dei raduni del popolo del Carroccio, dove Bossi invocava la secessione tra nord e sud. Qui la Lega governa ininterrottamente dal 1992. Perché qua il paese, qui siamo tutti della Lega, eh? Ha capito? Accantonato l'indipendentismo padano, ora sognano l'autonomia. È una vita che l'aspetto, è 40 anni che pago le tasse, ne ho pieno le scatole. E lavoriamo dal mattino alle 5 fino alla sera alle 8, per dare il 60% delle nostre tasse al governo. Dopo la vittoria alle europee, Salvini ha rimesso al centro dell'agenda politica uno dei temi più identitari per la Lega, quello dell'autonomia differenziata, il trasferimento cioè di alcune competenze e funzioni dallo Stato alle regioni con le relative risorse. Cosa vorrebbe dire per voi avere l'autonomia regionale? Vorrebbe dire poter usare un po' di soldi in più, non è che lasciamo perdere il sud, però gli diciamo, sentite, prima li usiamo bene qua, poi li mandiamo giustamente a aiutarli, ma non in quel modo qua. Se arrivano più soldi alla regione, meglio. E noi sapremo sicuramente gestirli. Meglio dello Stato. Meglio dello Stato, sicuramente. Se l'autonomia andasse in porto, per i primi anni lo Stato dovrebbe dare da gestire alle regioni gli stessi soldi che ora spende su quei territori per quelle competenze. Nella regione Lombardia verranno poi gestiti al meglio e quindi con i risparmi che si avranno la regione Lombardia potrà avere più risorse liberate. Di Maio non la vuole l'autonomia perché dice che facciamo un paese di serie A e un paese di serie B, ma non è vero. Siamo diventati noi cittadini di serie B, scusami, eh. Non è che avendo l'autonomia, cioè se manca qualcosa di medicinale il nord non glielo dà il sud. Secondo me hanno definito l'autonomia come spacca Italia, una secessione dei ricchi, perché secondo me vogliono continuare a gozzovigliare. Per fare che cosa 30.000 euro? Potevano aiutare piuttosto i poveri. E non fanno nulla. A Torre del Greco le firme dei consiglieri comunali valgono oro, 30.000 euro per l'esattezza in soli 2 mesi, un tesoretto che serve per pagare i gettoni di presenza degli amministratori locali sulla base del numero delle commissioni a cui si riesce a partecipare e così per fare presenza basta una firma e si può anche andare via. Ovviamente se il consigliere viene, firma e se ne va e non cade il numero legale nessuno può mettergli sale sulla coda. Ma c'è di più perché al consigliere che arrotonda con un altro impiego, il comune deve corrispondere al datore di lavoro le assenze motivate da attività istituzionali. Chissà come, dopo praticamente che sono eletti, riescono a trovare un posto di lavoro e quindi riescono ad ottenere più contributi da parte dell'ente. E allora ecco che spuntano più sedute al giorno, a volte anche semideserte. 4, 3 e 3 siamo 10. Perché ogni commissario rappresenta un numero di gruppo considerato. Io oggi ho partecipato a 2 commissioni, stiamo parlando comunque di un gettone lordo di 32 euro. Tutto regolare perché a far aumentare l'affil delle riunioni è stata una modifica al regolamento del 31 gennaio scorso che eliminava il divieto di cumulabilità nello stesso giorno dei gettoni di presenza dei consiglieri. Noi abbiamo lavorato per molti mesi alla rivisitazione di molti articoli del nostro statuto e nel caso di specie non inserimmo il divieto di cumulabilità. Resoci conto di questa mancanza, immaginammo di supplire in Consiglio Comunale con un emendamento. Come dicevo prima, questo emendamento purtroppo non fu presentato in tempo. Una dimenticanza che è costata alle casse comunali il 50% di spese in più. E allora siamo andati a vedere chi è riuscito a portarsi a casa il jackpot del Comune. Nel mese di aprile 7 presenze, diciamo che sono stato un monello perché non sono venuto al Comune. Allora, il presidente. Qui io sono il presidente della Commissione, 29. È il massimo, però io sono stata presente il doppio, ma non mi vengono retribuiti. 920 euro lordi al mese è il limite fissato, ma tra gli stacanovisti più pagati c'è anche chi con Fair Play aveva promosso senza successo il divieto di cumulo delle presenze in un solo giorno. Quello che era un emendamento verrà presentato come proposta di deliberazione. Al prossimo consiglio comunale. Di solito ne facciamo uno al mese. Ma intanto dall'approvazione del nuovo regolamento ad oggi di mesi ne sono trascorsi già 4.
La Golden Share non ce l'ha in mano nessuno, insieme Lega e 5 Stelle rappresentano più del 50%. Fino qui quello che sappiamo. Parole d'impegno per andare avanti insieme, il ruolo del Quirinale, le telefonate di tregua per far sopravvivere il governo giallo-verde. Quando noi abbiamo lavorato a pieno regime in questo governo, abbiamo ottenuto dei risultati incredibili. Ma ogni governo è il risultato di convivenze politiche tra partiti e rappresentanza e di equilibri tra leader determinati, oltre che dai risultati elettorali, anche dal carisma personale. La garanzia politica migliore è nell'efficienza e nella compattezza del governo che mi accingo a costituire. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini fu per due volte il primo non democristiano a diventare presidente del Consiglio. Nacque così il pentapartito. La DC, a oltre 38%, lasciava la presidenza del Consiglio al segretario politico di un partito del 3%. Per questo noi lavoreremo, per un periodo di stabilità politica e per una direzione progressista del governo del nostro paese. Non solo Spadolini, le elezioni del 1983 battezzano il primo governo a guida socialista. Con il 33% la DC è ancora primo partito, ma pesano i 2 milioni di voti persi. Bettino Craxi sfrutta l'impennata del PSI. L'11%, con 1 milione di schede in più rispetto a 5 anni prima, fanno di lui il nuovo vincente, l'uomo giusto per Palazzo Chigi. Non è un derby caratteriale quello che chiede di cambiare strada, è semplicemente la buona regola della politica. E per capire la cosiddetta buona regola della politica, cioè quella con cui partiti e leader segnano le sorti dei governi, non serve nemmeno ritornare ai riti della Prima Repubblica. Nel 2014 bastò una riunione del PD per decretare la fine di Enrico Letta. Perché nell'epoca in cui il voto popolare è determinato più che mai dai leader, altro che rimpasto, contratto o cambio passo. Il rilancio di qualsiasi governo si misura sul coraggio dell'uomo forte al comando e su quanto il vincente del momento sia disposto a rischiare. Sono un pochino permaloso di carattere, la mamma mi ha fatto così, però vado oltre, supero le critiche, dimentico e vado avanti. E ora ci andiamo a riprendere il nostro comune. Il PD riconquista Livorno. Meno male. Questa speriamo sia la volta del riscatto. Dopo 5 anni di amministrazione pentastellata, il PD torna a vincere nella sua storica roccaforte rossa, Livorno. Al ballottaggio il candidato del centro-sinistra, Luca Salvetti, arriva al 63,3%, mentre il suo avversario, il candidato del centro-destra, Andrea Romiti, si ferma al 36,7%. È tornata una coalizione di centro-sinistra che guarda anche a sinistra e è un qualcosa di nuovo. Intanto le luci del comitato del centrodestra rimangono spente, la Lega non riesce a sfondare nonostante il vento in poppa delle europee. Ancora c'è l'ideologia, purtroppo Livorno è ancora vittima del Novecento, non ha ancora capito che siamo nella globalizzazione e noi glielo spiegheremo. Ma decisivi sembrano essere stati anche i voti o i non voti dei 5 Stelle che dimostrano che l'asse giallo-verde a Livorno non ha funzionato. Ho usato 5 Stelle. Come ho usato la volta prima. Questa volta? Scheda bianca. Niente. Sicuramente una parte dell'elettorato dei 5 Stelle ha votato per il PD. Benissimo, ne prendiamo atto. Oggi l'opposizione al PD siamo noi e basta. È solo il centro-destra. In comune ad aspettare il nuovo sindaco c'è anche quello uscente, il grillino Filippo Nogarin. La città ha deciso e gli si stringe la mano. Si è arginato una destra omofoba e razzista. Una grandissima soddisfazione riprendere Livorno, portare a casa Prato. Penso che per il Partito Democratico questa tornata amministrativa sia stata un'ottima tornata amministrativa. Da dove si riparte? Dall'unità. Le
Lei ne conosce, magari lei, un baby pensionato? Forse lei ha indovinato. Ah, è un baby pensionato? Baby, ho lavorato 36 anni e sono andato in pensione un bel po' di tempo fa. Siamo a Botticino, in provincia di Brescia. Questo piccolo paese di 10.000 abitanti è considerato la capitale italiana dei baby pensionati. Una mia amica ha 39 anni, è andata in pensione a 39 anni e ne ha 65 come me. E quando vi vedete cosa vi dite? Lei come passa la giornata? Non prendo mica proprio tanto di più, né? Insomma, se prendevi 1.200, adesso sono 5 o 600, sei a casa con i tuoi figli e tutto. Attualmente i baby pensionati, persone che negli anni 70 si ritirarono dal lavoro con 14 anni e mezzo di contributi, sarebbero oltre 700.000, con una spesa quantificata in 7,5 miliardi di euro all'anno. Il signor Giovanni è andato in pensione a 54 anni ed ora si gode la vita. Beh, io ho la fortuna di avere una moglie che di salute sta bene e quindi ci possiamo permettere qualche viaggetto. Quanti anni ha? 65 a novembre. Sono in pensione dal 2010. Coi 40 anni sono riuscito appena a sbucarla fuori. Questi pensionati però non si sentono per nulla dei privilegiati. Privilegiato con 1.134 euro al mese non mi sembra di esserlo proprio, Adesso che è in pensione come spassa la giornata? Me la spasso alla grande, con la mia famiglia, i miei cani, prendo i miei spazi, quelli che non ho mai avuto negli anni del lavoro. Quando sono andato in pensione non ho più fatto le ferie, perché sono sempre occupato per i figli. Secondo alcuni però il problema non sono le baby pensioni. La baby pensione è una cosa di tanti anni fa, per cui adesso ormai non ci pensiamo più. Il problema è le pensioni d'oro da tirar via. Dopo le baby si sistemano. E allora, questi vitalizi li tagliate? E lei è la fidanzata di Giletti? No. Mi hanno detto così, che è la fidanzata di... Ma non temete questo taglio annunciato a Di Maio? Non è pensa a Giletti che è il tuo fidanzato. Ma non ha nessuno di violenza perché se numero. Dopo un'intera giornata di inseguimenti siamo riusciti a trovare Gianfranco Micichè, ma il presidente dell'Assemblea regionale siciliana di taglio dei vitalizi non vuole neanche sentir parlare. Non a caso la Sicilia è l'unica regione a non essersi ancora adeguata al ricalcolo degli assegni imposto dal governo. Qui in Sicilia ancora si perde tempo. È chiaro che evidentemente c'è la volontà di farci perdere tempo. Già, perché per tagliare i vitalizi l'ARS si è inventata un'apposita commissione parlamentare. Adesso c'è la commissione con i superpoteri. Quello che nel resto del paese si sta facendo in maniera naturale attraverso gli uffici presidenziali delle assemblee regionali, qua dovrebbe passare da questa super commissione. Che senso ha prendere tempo se poi comunque i tagli andranno fatti? Perché probabilmente vogliono, diciamo, maturare il vitalizio fino al termine ultimo. Ma questa commissione è una perdita di tempo, non è perdita di tempo, tagliamo tutto. Ma a che serve? Ma non è sempre il Consiglio di Presidenza che deve tagliare i vitalizi? No, il Consiglio di Presidenza adotterebbe un atto amministrativo che potrebbe essere impugnato. Invece la norma non può essere impugnata, a meno che gli scienziati del Consiglio dei Ministri non impugnino la norma. Ma davanti alla Corte Costituzionale non sarà così. Per salvare i privilegi di pochi, però, la Sicilia rischia un taglio dei trasferimenti statali pari a circa 70 milioni di euro. Una norma inserita nella legge di bilancio, infatti, prevede una riduzione del 20% per le regioni che non si adeguano. Di Maio sarà smentito con i fatti della legislativi che questa Assemblea porrà in essere. Quella che una volta era una prerogativa, oggi purtroppo viene visto come privilegio. Non mi rompere il fiso, non mi rompere il fiso.
Campobasso la poltrona del sindaco è stellata. Con il 69% di voti il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina conquista lo scranno di primo cittadino conteso con la candidata della Lega Maria Domenica D'Alessandro, nell'unico capoluogo di provincia dove il Movimento Pentastellato è riuscito ad arrivare al ballottaggio. Ero fiducioso, ma sicuramente non con questa, con questa forbice, mi carica di una responsabilità immensa. Adesso viene il bello, quindi abbiamo fatto quello che io definivo i tempi supplementari, adesso inizia il campionato serio. Nelle prime ore della notte il risultato è già schiacciante. Il neosindaco è accolto come una star tra bracci e brindisi. Ci voleva questo risultato, abbiamo patito tante volte. Sono contentissima. Non si può dormire, pur volendo. Siamo molto emozionati, felici. Un fulmine a ciel sereno però per il partito di Salvini, che al primo round si era imposto con il 39% di voti, e al quartier generale della Lega l'amarezza è tanta e già si grida al complotto. Credo che ci sia stata una convergenza di voti su 5 Stelle da tutte le parti, sia del PD che della stessa coalizione del centrodestra. Comunque abbiamo sostenuto una donna veramente donna. Purtroppo questa città è sempre controcorrente rispetto al resto d'Italia. Complice anche l'ipotesi di un asse anticarroccio tra il Movimento 5 Stelle e il PD locale, che nei giorni scorsi aveva fatto infuriare gli alleati di governo leghisti, salvo poi smentite dietro front. A me non risulta nessun tipo di accordo, il movimento è andato da solo, ci si guarda intorno per quanto riguarda le professionalità. Il Movimento 5 Stelle, se è riuscito a raccogliere il voto del centrosinistra, è perché il centrosinistra sicuramente non riusciva a riconoscersi nella Lega. La partita qui si giocava in casa contro l'alleato di governo che già l'anno scorso aveva conquistato la regione. Un duello fratricida che per molti ha avuto una valenza simbolica. Io credo che sia stata una bella boccata d'ossigeno, poi speriamo che sia un punto d'inizio anche per il Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Caltanissetta, è il 12 marzo, alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni europee, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte visita il cantiere della più grande incompiuta siciliana, l'autostrada Agrigento-Caltanissetta, appaltata alla CMC, colosso finito in concordato preventivo. Il presidente del Consiglio annuncia il riavvio dei cantieri e il completamento entro una data certa dell'opera. Lavoreremo perché procedendo con questo ritmo di riavvio dei lavori, questa infrastruttura possa essere completata nel giugno 2020. 6 giugno, dal decreto sblocca cantieri salta l'emendamento che conteneva il fondo salva imprese. L'Agrigento Caltanissetta si blocca e 2.500 lavoratori rischiano di finire sul lastrico perché all'appello mancano 50 milioni di euro che servivano per pagare le imprese creditrici come quella di Salvatore Giglio. Ho paura per il mio futuro, ho paura per il futuro dei miei figli soprattutto. Ho un'incertezza, vivo di incertezze quotidianamente, perché quotidianamente io come tanti altri imprenditori dobbiamo lottare con le ossessionanti richieste delle banche. Mezzi fermi e posti di lavoro a rischio in Sicilia, i cantieri restano bloccati come quello dell'autostrada Catania-Messina che l'ANAS ha dato in concessione a una partecipata regionale. Da 4 anni una corsia è tagliata in due da una frana e stavolta la colpa è della burocrazia. Abbiamo dovuto fare il progetto preliminare, quello definitivo, quello esecutivo. Abbiamo dovuto sostenere tutte le autorizzazioni, la conferenza dei servizi, il comitato tecnico-amministrativo, la verifica sul progetto. Il progetto ci è stato fatto modificare ben 3 volte. Il risultato è che si attende ancora l'apertura delle buste. Senza certezze e con i cantieri paralizzati non può esserci sviluppo. Vogliamo autostrade dignitose e lavoro, vogliamo i fatti!
5 minuti prima avevo offerto il caffè alla responsabile del personale. Alle 11 ci hanno dato questa notizia a tutta la RSU, insomma, e dopo che l'abbiamo condivisa con i nostri colleghi. Una doccia ghiacciata, è così che la definiscono i dipendenti della Unilever di Sanguinetto. Il dado da brodo classico del marchio Knorr non nascerà più nello stabilimento della Bassa Veronese. La produzione si sposterà in Portogallo. La multinazionale anglo-olandese ha annunciato che il reparto chiuderà e che dei 161 dipendenti in 77 rimarranno a casa. Licenziamenti considerati definitivi, niente cassa integrazione né altri ammortizzatori sociali. Drammatica, cioè lavoro da solo, sono sposato, ho due figli e quindi è dura. Onestamente alla notte non riesco a dormire tranquillo. Poi al mattino il primo pensiero è quello. Dietro al licenziamento collettivo, la continua diminuzione della richiesta di mercato, il conseguente calo del fatturato, spiega l'azienda, che interpellata risponde tramite una nota in cui smentisce in modo categorico la chiusura totale dello stabilimento. I lavoratori, scesi in strada per scioperare, però faticano a crederci. Ancora fresco il ricordo delle 28 uscite dell'anno scorso. Non sono stati in grado di darci alcuna garanzia di possibili futuri investimenti per le produzioni rimanenti. Le nostre preoccupazioni è che siamo alla seconda fase di una prima iniziata l'anno scorso e una terza che mancherà. È solo questione di tempo. Una eventualità che si abbatterebbe come un boomerang sulla piccola comunità. Consideri che prima l'Unilever era l'azienda più importante del nostro paese. Con il dimezzamento l'azienda più importante diventa la casa di soggiorno per anziani, il che la dice lunga su come siamo messi. Qua ci sono altre tante famiglie stagionali, anche noi nell'angoscia e nella disperazione totale. Non c'è più nulla. Tutti fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono e spendono i soldi dove vogliono. E però intanto qua l'ambiente sociale va a sfacelli, a sfacelli. Adesso basta, qualcosa deve cambiare. Mi ero delusa più la Lega o 5 Stelle? Un'altra domanda possiamo fare. Meno parole, più fatti. È il messaggio diretto al governo che parte dal convegno dei giovani di Confindustria di Rapallo. Per gli imprenditori la pazienza è finita e non nascondono malcontento nei confronti dell'esecutivo giallo-verde. C'erano grandi aspettative. Questo era un governo anche allineato da un punto di vista di età con la nostra generazione e quindi poteva dare finalmente un segnale a supporto dei giovani e invece ha fatto tutt'altro. Molto spesso anche il dialogo col governo è poco produttivo perché non riusciamo a far ascoltare quelle che sono le nostre istanze. Tra le misure più contestate dai giovani industriali, quota 100 e reddito di cittadinanza, perché è fatta a debito. E sul futuro dei navigator non si risparmia neppure il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Per 2 anni saranno lavoratori precari e fra 2 anni avremo, oltre i precari che già lavorano all'ANPAL, un altro blocco di 3.000 precari che in Campania inevitabilmente daranno vita a un comitato di lotta per i precari navigator. E arriveranno sotto le finestre della regione Campania con tanto di tamburi, trombette, pippe varie per essere stabilizzati. Dal lavoro all'economia, con la questione dei minibot per risolvere l'emergenza del debito pubblico. Soluzione bocciata dal ministro dell'economia Tria e associata persino al gioco del Monopoli. I minibot non sono né l'anticamera dell'uscita dell'Europa né l'anticamera dell'uscita dell'euro. È semplicemente il tentativo di risolvere un problema, che è quello dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Il Monopoli si gioca in 2, da 2 a 6, ho studiato le regole. Queste proposte in qualche modo devono essere condivise. Ma gli imprenditori tornano alle proposte concrete e anche il presidente di Confindustria chiede di ripartire dalle grandi opere e dallo sblocca cantieri. Abbiamo apprezzato i primi passi sul decreto crescita e sblocca cantiere, chiaramente non bastano. Faranno a partire questi cantieri? Beh, noi speriamo di sì, bisogna chiederlo a loro. Erodiamo i servizi tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, a tutta la cittadinanza, e il governo se ne infischia. A un
una settimana dalla manifestazione dei pensionati scendono in piazza i lavoratori pubblici, CGIL, CISL e UIL compatti per chiedere il rinnovo di tutti i contratti e un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione. Chiediamo che il lavoro torni al centro. Se tu vuoi garantire la sanità, buona efficienza, buone scuole, c'è bisogno che le condizioni di chi ci lavora siano buone. Ha annunciato un giugno caldissimo, pieno di mobilitazioni, con la minaccia di uno sciopero generale in autunno. Non ci sono i soldi per il contratto e soprattutto non vediamo le assunzioni. Oggi hanno dovuto impiegare i medici dell'esercito per alcuni ospedali. Tra un poco correranno i caschi blu dell'ONU. I dipendenti della pubblica amministrazione oggi sono circa 3 milioni e 200 mila per un costo di 160 miliardi. Con quota 100 la situazione del pubblico impiego è catastrofica. Questa diminuzione di personale provoca un decadimento dei servizi. Con quota 100 in uscita ci sono ben 500 mila dipendenti, mentre i precari sono ancora quasi 300 mila. Troppi appalti nei servizi pubblici essenziali. Il governo ci dovrà ascoltare, alzeremo le barricate su tutti i fronti. Servirebbe un piano straordinario di assunzioni di almeno 250 mila unità. Qui davanti ci sono i vigili del fuoco, ma non ci possiamo ricordare di loro, solo quando ci sono le catastrofi. Il ministro Salvini più volte ha paventato la possibilità di trovare delle risorse per i vigili del fuoco. Speriamo che le sue parole non siano politiche, ma siano fatti. Alta partecipazione, ma far parlare della manifestazione è stato soprattutto il giallo di uno striscione della UIL rimosso dalla Digos. Non ce l'abbiamo certo con i lavoratori della polizia e della Digos che ci hanno fatto togliere questo striscione. Però prendiamo atto che l'ironia non è più possibile in questo momento. Aspettavate questa notizia della cassa integrazione? Bisogna chiederlo al ministro Di Maio, visto che è il miglior accordo mai visto in 30 anni di storia. Di Maio non è nemmeno mai venuto a vedere come lavoriamo, cosa c'è qui dentro, cosa respiriamo. Quell'accordo con cui 9 mesi fa il governo ha ceduto l'ex Ilva ad ArcelorMittal e che secondo il vice premier Di Maio era il miglior accordo possibile in una situazione difficile, sta già mostrando le prime falle. Il colosso franco-indiano ha annunciato la cassa integrazione per 1.395 operai a partire dal 1 luglio. Motivo? La crisi del mercato. Dopo tanti sacrifici, veleni che ci siamo respirati, la gente si sente sfruttata dallo Stato, prima di tutto. L'annuncio è come una beffa. Prima la promessa della chiusura delle fonti inquinanti tradita dai 5 Stelle, adesso viene meno anche il lavoro, che è l'unica ragione per la quale questa città è andata avanti, sopportando morti innocenti e devastazione ambientale. Qui vengono, fanno i fatti loro, non portano investimenti, perché poi tra l'altro Arcelor ha promesso miliardi di investimenti, ma fino adesso abbiamo riempito i giornali di parole. In quella fabbrica le cose stanno andando sempre peggio. Guardate questo video. Non c'è alcuna protezione per evitare che quei fumi velenosi vengano respirati dagli operai. E guardate queste foto. Escrementi di colombi nei reparti, incuria che si aggiunge alla pericolosità di una fabbrica vecchia e insicura. Noi siamo fermi lì con macchinari dal 60, dal 70. Giancarlo lavora nel siderurgico da 20 anni, in uno dei reparti interessati dalla cassa integrazione. Guardi i figli e dici, ma domani io che futuro ti devo dare? Nonostante il nostro impegno abbiamo avuto il ben servito. Francesco fa parte di quei lavoratori che, pur avendo i titoli per essere assunti, sono stati messi fuori dal ArcelorMittal, che per questo è stata condannata dal giudice per comportamento antisindacale. Ora i sindacati chiedono a Di Maio di rescindere il contratto e anche il presidente della regione Emiliano sollecita una presa di posizione netta del governo. Questa cosa determinerà uno scontro istituzionale che ci obbligherà a chiedere di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica, perché una vicenda come questa non può essere accettata. Possiamo chiederle come è andata? Tutto bene. Tutto bene, quindi cosa vuol dire? Il governo va avanti senza problemi. Mai avuto dubbi.
Salvini torna a casa dopo 2 ore di incontro a Palazzo Chigi con Di Maio e Conte, per la prima volta a confronto diretto dopo il voto del 26 maggio e settimane di scontri, frecciatine e toni alti. Non sono al corrente di quello che sta succedendo naturalmente a Palazzo Chigi, ma secondo me non c'è mai stata la guerra. È chiaro che due forze politiche diverse e separate, se fanno la campagna elettorale, si trovano contrapposti. È chiaro che è questo quello che viene fuori. Vertice positivo, il primo obiettivo è abbassare le tasse, fa sapere Di Maio, che va via senza parlare con i giornalisti, ma a favore di telecamere dà il 5 a Matteo Salvini nel cortile di Palazzo Chigi. Ma se è tregua tra i due vicepremier, restano divergenze e tensioni con Conte su come evitare la procedura di infrazione, tant'è che con una nota il presidente rimarca: sarà necessario un incontro con i tecnici del MEF e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare. Questo è un tema importantissimo, perché il presidente l'ha ricordato anche stamattina in una sua intervista, che non bisogna mettere a rischio il paese e i conti, e quindi bisogna trovare un accordo sulle priorità. Non potrà essere fatto tutto, ma dovranno essere fatte le priorità ritenute tale dalle due forze di governo. Conte lo aveva detto chiaramente in un'intervista al Corriere della Sera: non possiamo permetterci una procedura di infrazione, o continuiamo con la linea dell'intesa con Bruxelles o lascio. Ma Salvini gli aveva risposto seccamente da Milano: se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo o crescere dello zero virgola, non è quello di cui gli italiani hanno bisogno. Poi il vicepremier, a poche ore dall'inizio del vertice, si era fatto vedere tranquillo a passeggio mano nella mano con la fidanzata. Ragazzi, non mi fermo dopo, scegliete voi. Il presidente e i suoi due vice torneranno a riunirsi nei prossimi giorni, fa sapere Palazzo Chigi, per completare il piano di azione da perseguire fino alla fine della legislatura. Il vertice di oggi e quelli a seguire serviranno proprio per concordare una linea comune di governo, per andare a trattare, per dare mandato a Conte di andare a trattare con l'Europa. Noi non vogliamo fare dei colpi di forza, vogliamo però andare a contare in Europa. Questo non vuol dire che bisogna distruggere i conti, sarebbe giusto equilibrio. Conte mi sembra la persona giusta per quello che ho dato di lui. Intanto questo pomeriggio è fissato il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno il decreto sicurezza bis. Abbiamo adottato 4 decreti che mirano a ridurre lo stock dei debiti commerciali di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni. Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale, non parziale, totale dei debiti della pubblica amministrazione. Il governo sta lavorando ad uno strumento legislativo che colleghi il completamento del processo di pagamento dei debiti a un riassetto permanente del sistema. Si può studiare un piano in 2-3 anni per pagare i 70 miliardi che la pubblica amministrazione deve alle imprese. Siamo in un paese, il nostro, dove purtroppo oggi, proprio per l'inefficienza, io credo, del recupero di queste risorse, addirittura si fallisce per crediti. Io sono convinto che da oggi lo Stato, che io ho visto in questi 7 anni come un nemico, non l'avremo più al fianco come un nemico, ma al fianco come un amico. Sono decine di miliardi di euro di soldi che già sono debito dello Stato, perché li deve restituire ai cittadini o agli imprenditori. O lo Stato salda i debiti, oppure un'impresa non paga più tasse finché non ha saldato tutto quello che deve avere dallo Stato. Con quell'amico Luigi Di Maio c'è ritrovata e mi auguro duratura sintonia. La campagna elettorale basta per tutti, credo, no? Che non lo sapeva lei che era tutto dopo delle votazioni questa cosa. Con i ballottaggi delle comunali si chiude una campagna elettorale durata quasi un anno. Di Maio e Salvini, dopo essersele date di santa ragione, tornano amici. Ho chiamato Matteo Salvini, ci siamo sentiti, gli ultimi mesi sono andati come sono andati, ma per quanto mi riguarda adesso è il momento di dare stabilità al paese. È impossibile che diventino amici, sono semplicemente dei conviventi per necessità. Beh, è difficile perdere le poltrone, per cui fa sempre comodo fare un compromesso. Basta che fanno qualcosa. Comunque c'è un contratto di governo da rispettare.
salario minimo e sospensione parziale del codice appalti, eventuale rimpasto di governo, tanti i punti della nuova intesa fra Salvini e Di Maio, uniti soprattutto contro Bruxelles, che ha richiamato l'Italia sul debito troppo alto. Stanno mettendo in pericolo il paese. Come mai? Perché non si capisce nulla, non sono chiari sulle politiche. Non mi convince proprio aumentare il deficit che è già così alto. Ma io personalmente sono anch'io contro l'Europa. Perché devo prendere delle multe dall'Europa quando l'Europa non rispetta l'Italia come potrebbe essere rispettata la Francia, la Germania? Pagare le spese del nuovo fronte anti-Bruxelles, Tria e il premier Conte, decisi invece a mediare con l'Europa. Tria sarà sacrificato secondo te? Secondo me sì. Sono ambedue incapaci, credo, di pensiero economico forte. Quindi l'unico che se ne intende è Tria, ovviamente Tria è sotto accusa. È possibile che Salvini e Di Maio sacrifichino Tria per poter portare avanti le loro politiche? Non credo perché gli serve, perché il re Travicello gli serve. Tria. Ho solo sentito gli spari, non ho sentito né gridare né niente. Tutta da chiarire la dinamica della tragedia di Pavone Canavese a Ivrea. Autopsia e indagini dovranno determinare la traiettoria del proiettile esploso dal tabaccaio Franco Iachi Bonvin, 67 anni, che ha ucciso un moldavo incensurato, sorpreso a rubare. Se non voleva essere ammazzato, aveva solo da stare a casa. Purtroppo c'è proprio che dice uomo morto non ruba più. Ma è una vicenda sicuramente che ha molti punti da chiarire e dobbiamo capire la sparatoria in che modalità è avvenuta. La persona uccisa è stata trovata fuori dalla proprietà e quindi anche la dinamica proprio dei fatti. Il tabaccaio è stato svegliato dall'allarme del negozio che gestisce al piano di sotto della sua abitazione. Indagato per eccesso colposo di legittima difesa, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Mi dispiace tanto perché è tanto da brava persona. Ha fatto bene ammazzare, doveva ammazzare tutte e tre. La sua reazione è dovuta non ai suoi principi morali che ha, ma a quella situazione contingente. Tutti quei sacrifici che abbiamo fatto e poi viene questo bastardo straniero. Dovrebbero ammazzare al tutti questi, se li mandano al suo paese, forse è meglio. Tutti difendono il tabaccaio. In 10 anni ha subito 7 tra furti e rapine. Non si può entrare in una casa che non ti appartiene. A me sono già venuti 3 volte in casa. E quindi, se fosse capitato a me, avrei reagito nella stessa maniera. Perché non siamo più padroni di casa nostra. Questo è uno dei primi casi giudiziari dopo la riforma sulla legittima difesa. Grazie Salvini, se no... Come prima questo qui sarebbe stato condannato già da subito. Adesso se c'è sta legge, che speriamo che non passi guai questo povero uomo. Ma l'entrata in vigore della nuova legge cambia veramente e radicalmente lo scenario? Io non credo che sostanzialmente cambi tantissimo rispetto alla precedente disciplina, per cui si tratterà di vedere se si applica. Bisogna che lo Stato intervenga qui, o che faccia qualcosa, non si può più vivere. Controllo del grilletto, sentire. Di video come questo, tutorial su come usare o conservare un'arma, la rete è piena. Ma adesso sono pieni anche i social. Su Facebook, il gruppo Legittima Difesa Abitativa è il luogo di incontro virtuale per appassionati di armi e sostenitori della sicurezza fai da te. Bisogna iscriversi, 22.932 membri. Gli utenti postano le armi che comprano e si scambiano informazioni su proiettili e porto d'armi. Sono 4 milioni gli italiani che detengono legalmente un'arma e crescono gli appassionati di tiro a volo nei poligoni. Sono tutti cittadini insicuri? Siamo andati a capirne di più. Con una piccola fondina l'arma si porta, basta una giacchetta e l'arma non è visibile. Qui siamo in un'armeria, il proprietario è anche un istruttore. Chi sceglie questo tipo di arma? La sceglie il professionista, la sceglie il gioielliere, tutte le persone a rischio. Quanto costa? Costa circa 600 euro.
Chi ha un porto d'armi, quante armi può avere in casa per difendersi? 3 armi corte e 10 armi sportive. Addirittura può tenere in casa tutte queste armi? E certo, non tutte. E chiaramente le deve avere in sicurezza. Chi frequenta questo posto? Si parte dalla casalinga, la professionista, il gioielliere, a chi gestisce magari un distributore di benzina. Qui siamo in un poligono privato, sono tanti gli iscritti. C'è stato un aumento da quando la difesa personale è diventata legge? Sì, abbiamo avuto un aumento dei frequentatori, di gente che quindi si è avvicinata per saper, diciamo, gestire l'arma. Lei cosa fa nella vita? Mamma e moglie. Come si sente con l'arma qui? Bene? Sì. Mi sento sicura. Io sono un operaio, lavoro in un'azienda. Un'arma in casa la fa sentire più sicuro? Guardi, purtroppo oggi come oggi, sì. Purtroppo devo dire di sì. Io lavoro presso distributori di carburante. Non è mai successo di trovarsi in una situazione rischiosa di quel tipo? Lavoro sì, rapine, tentata rapina, sì, ci sono stati insomma. Quindi lei ha sentito l'esigenza di difendersi? Sì, certo, l'arma è l'ultima delle risorse, però quantomeno uno cerca di tutelarsi. I migranti erano 62, di cui 60 uomini e 2 donne. Minorenni 16. 62 migranti, dei quali 16 erano minorenni, e tra loro c'era il baby scafista di appena 16 anni, fermato il 7 giugno dalla squadra mobile di Ragusa. Aveva solo una bussola e un telefono satellitare quando il gommone ha rischiato di affondare. Sono scattati soccorsi portando a Pozzallo questo carico di disperati. Mi colpiscono gli sguardi di queste persone che impaurite all'inizio, e poi piano piano si distendono perché capiscono che arrivano in un posto e in un porto sicuro. Quello di Pozzallo è uno dei pochi porti attrezzati per gli sbarchi che piacciono alla gestione di Matteo Salvini. A pochi metri dal molo c'è l'hotspot blindatissimo nel quale i migranti sono stati identificati prima del trasferimento che avverrà nei prossimi giorni. Ma la cosa bella è che degli ultimi arrivati, sia quelli di settimana scorsa, saranno ospitati a spese del Vaticano e dei vescovi italiani. Quindi... Non è proprio così, perché i migranti minorenni vengono accolti dalle strutture finanziate dal Ministero dell'Interno con i fondi europei per l'integrazione, come quella di Catania, dove sono arrivati i giovani sbarcati a Pozzallo, città guidata dal sindaco di centrosinistra Roberto Ammatura, che sul fronte dell'immigrazione punta il dito non solo contro l'Europa. Occorre ristabilire un nuovo rapporto, ricontrattare questo tipo di problematiche con l'Europa, però bisogna partecipare alle riunioni europee. Ecco, non bisogna solo gridare, bisogna mettersi attorno a un tavolo per cercare di stabilire insieme nuove regole e cambiare finalmente quel famoso trattato di Dublino che assolutamente ormai non va.